Sono Marcello Ascani, ho 21 anni e per lavoro metto video su YouTube, che è quello che fa un sacco di gente. In particolare io viaggio e racconto la mia vita in giro per il mondo, cercando di essere un buon esempio per le persone che mi seguono, che spesso sono miei coetanei. Quindi racconto come si risparmia in viaggio, racconto quello che faccio, quello che mangio e tutte cose che possono essere utili di ispirazione alle persone che della mia età. Il motivo per cui sembra che io faccia tante cose diverse sul canale è perché in realtà tutto passa per un unico filtro, che è la mia esperienza. Quindi io sono Marcello Ascani e nel mio canale racconto tutto quello che vivo e cerco di estrapolarne delle lezioni che poi condivido con tutti quanti. Quindi alcune volte posso parlare di risparmio, alcune volte posso parlare del cibo, altre volte parlo di altro, di cultura, di schemi culturali e tutto rientra nell'insieme cosa ho imparato nella mia vita. Secondo me la gente mi segue perché innanzitutto non ci sono tanti altri ragazzi che sono molto schietti come me nel fare questo, quindi è difficile trovare qualcuno come me che ti racconta esattamente come lavora, quello che fa e che ti dà consigli in base alla propria esperienza, non perché io sono speciale e sono fantastico, ma proprio perché sono uno dei pochi che lo racconta con schiettezza, perché è il mio lavoro fondamentalmente. E quindi immaginando di essere dall'altra parte dello schermo, per me è molto utile trovare certe informazioni solamente cercando sulla barra di ricerca di YouTube e trovarsi un ragazzo esattamente come me, che ha vissuto quello che io sto per vivere, come per esempio andare a vivere all'estero, come per esempio fare un viaggio che voglio fare. Le esperienze più belle che ho fatto grazie a YouTube sono stati i viaggi, ovviamente. E in particolare io ho fatto 2 mesi in Asia, 2 anni fa, e anche lo scorso anno, e ogni tanto mi faccio un mesetto da qualche parte, se non di più, e mi piace tantissimo provare a vivere nei paesi esteri, perché in realtà quello che faccio lo posso fare ovunque. Io i video li posso fare da ovunque e pubblicare da ovunque io abbia internet. E quindi la cosa più bella che abbia mai fatto è stata testare la vita in posti che non sono l'Italia e conoscere le persone del luogo, eccetera, eccetera. Sul canale, oltre ai viaggi, trovi anche degli argomenti un po' diversi come l'economia e la finanza personale. In particolare la finanza personale, che significa come gestisco i miei soldi. Ne parlo per cause casuali, in realtà, perché ho iniziato a parlarne perché rientrano nel calderone, come dicevo prima, di quello che racconto nella mia vita. Quindi, cosa faccio? Risparmio i soldi, lo racconto. Che succede? Dato che nessuno ne parla, e molte persone hanno focalizzato l'attenzione su questo argomento, e ho pensato, dato che nessuno lo fa, posso concentrarmici un pochino di più, così da dare informazioni utili. È un po' difficile riuscire a capire quali sono le cose che vengono viste di più, e in particolare le cose più apprezzate, perché i numeri delle visualizzazioni sono un po' fuorvianti ogni tanto. Nel senso che se vai sul mio canale e cerchi il video più visualizzato, trovi un mio video a caso che ho fatto nella business class di Alitalia, che non è un video che mi rappresenta però. O ci sono video dove magari me ne vado in giro a mangiare cibo tipico, ma magari non sono quei video che rappresentano esattamente me stesso, perché quei video magari sono andati virali. In particolare le persone apprezzano quando io racconto cose utili che ho vissuto. Quelle sono le cose che vanno di più. Quindi ho provato un certo tipo di esperienza lavorativa, o ho provato anche solo un certo tipo di prodotto che altre persone vogliono vedere, e allora il video va molto bene. Adesso faccio video raccontando la mia vita. Il mio unico obiettivo è cercare di migliorarmi, cercare di fare cose sempre più importanti, sempre più utili, per far vedere come si fanno ai miei coetanei, e cercare di essere sempre più utile e più interessante. Fra 5 anni nel futuro mi vedo molto simile in realtà, ma più evoluto, perché ho avuto 5 anni per andare avanti. Magari adesso sono un libero professionista e sono da solo, fra 5 anni potrei avere una società con dei ragazzi che mi aiutano. Adesso sono un po' più sbandato, ho dei progetti che ancora non riesco a realizzare, fra 5 anni avrò le risorse, avrò la struttura per poterle realizzare e essere ancora insomma più soddisfatto e espandermi e un sacco di altre cose fantastiche. La creatività è la capacità di risolvere problemi per comunicare. Quindi hai bisogno di dire qualcosa e ti inventi un modo per comunicarla nel miglior modo possibile.